Ciao a tutti, popolo del tubo, e benvenuti in un ennesimo blog su Pur Farming. Sapete, ragazzi, che io vi sto accompagnando e mi sto accompagnando verso l'uscita di questo ennesimo simulatore tutto nuovo agricolo. E quindi, ragazzi, andiamo subito a vedere quali sono state le ultime novità. Innanzitutto abbiamo subito una data d'uscita che è il 13 marzo 2018, quindi, ragazzi, in primavera avremo questo gioco. Certo, ancora deve venire l'inverno, però insomma già passeremo l'inverno a pensare che uscirà Pur Farming, chi lo sa. E quindi io vi vado a dire le ultime notizie, diciamo, che sono uscite. Allora, innanzitutto è uscito un post su Facebook, questa è la pagina Facebook di Pur Farming, che ci fa vedere le energie rinnovabili in Pur Farming. Quindi andiamo a vedere come, che cosa fare, ci spiega un po' di cosine del gioco. Oltre naturalmente i pannelli solari e le turbine, che sono praticamente, tra virgolette, credo che saranno dei posizionabili, perché non dice altro, dice che noi investiamo su queste cose qua e avremo dei ricavati giornalieri, un po' come funziona in farming. Per quanto riguarda invece il biogas, lui dice che quando avremo il livestock, cioè quando avremo gli animali, avremo wet and dry manure. Quindi qui non dice, non lo chiama liquid e solid manure, ma asciutto e bagnato, forse per differenziarsi un po', ma alla fine la cosa è quella. E potremo utilizzare per, ovviamente, qui dice potete raccogliere, diciamo, store, cioè immagazzinare il manure asciutto nei silo e quello praticamente bagnato nell'underground silo, nel silo sotterraneo. E poi possiamo usarlo per fertilizzare i nostri campi, per venderlo via online sul market sul vostro in-game tablet. Quindi sicuramente nel gioco avremo un tablet come in quello di Farming 13, per capirci, e potremo venderlo anche online, quindi senza muoverci nemmeno noi dalla fattoria, ce lo verranno a caricare, perlomeno così è quello che si legge qui. E poi per portarlo al biogas per generare carburante che puoi vendere. Quindi, ragazzi, possiamo forse vendere anche il carburante dal biogas, e chi lo sa. Questa, ragazzi, è la prima novità. Adesso ce ne andiamo a vedere il trailer. Non posso mettere tutto il trailer, ragazzi, perché mo tagliano, me segnalano il video, ma andremo a vedere dei piccoli estratti che io ho preso, che mi hanno incuriosito, e andiamo a vedere un sinto con voi. Sapete che la velocità e la sintesi è quello che mi raffigura e mi rappresenta di più, quindi corriamo, vai! La prima nazione che vi vado a presentare è la Colombia, la mamma del caffè, la patria del caffè. Infatti il primo screen riguarda proprio il caffè. Vedete una piantagione con il suo attrezzino per raccogliere. Mentre il secondo screen che vi vado a far vedere è una trincia che sta trinciando, marijuana? La seconda nazione è il Montana, ragazzi, dove oltre l'allevamento delle vacche potremo dedicarci alla colza, come potete vedere da questa immagine, ai frutteti, qui diciamo passa il diserbante, e laggiù guardate la raccoglie barbabietole, quindi ci saranno anche le barbabietole. Qui c'è una bella trebbiatura della colza, e la prossima immagine è quella che mi fa riflettere un po' di più. Questo qua sembra proprio uno scarico di pula, e visto che è veramente piccola la trincea, dubito che ci sia spazio per compattarla, quindi si andrebbe a ripetere la cosa che abbiamo visto su Farm Expert 17, ovvero che agli animali si dà la pula così, senza che diventi insilato. Peccato, peccato, non mi piacerebbe molto. I pomodorini! E siamo in Italia, ragazzi, la patria delle olive e dell'uva. Infatti proprio le olive e uva vanno a trattare i prossimi screen. Guardate la casa giù in fondo, proprio italiana, stile italiano, che bello. Qui, ragazzi, possiamo concimare le nostre olive. Guardate, possiamo dare il liquame e il diserbo alle olive. Guardate che spettacolo. Questa è una cosa che veramente mi emoziona. E questo è il cosettino per raccogliere l'uva, e poi questo per scaricarla. Non so che cosa sia, sinceramente, boh, però sicuramente il vino sarà buono. Poi, ragazzi, siamo in Giappone, guardate il Giappone, la patria del riso. Infatti questa è una lisaglia, guardate la lisaglia giapponese, sarà molto bello, chissà se saranno allagabili, questi sono i ciliegi, non lo so. Comunque, ragazzi, per chi invece preordina il gioco verrà dato il DLC Germany, dove ci saranno le pecore come animali aggiuntivi, quindi vedete Heidi sull'alto dei monti, e poi come al solito tante altre cose da fare. Qua vedete un bel campo di colza. Ragazzi, qui voglio dire, c'è ancora da aspettare, però le prerogative sembrano veramente buone buone. Io ovviamente vi terrò aggiornati su tutto quello che verrà fatto vedere, che verrà rilasciato, e voi intanto godetevi i miei video, e sì, se volete iscrivetevi al canale. Ciao!